Van Rysel Ultra 940 CF. Quanto costa questa bici? 3.800 euro. Cosa monta? Un gruppo completo di Urais R9100, ruote Zip le 303, sella Physique, coperture Vittoria Corsa Grafene. Benissimo, ma se io volessi comprare il telaio da Decathlon e i componenti a parte, quanto mi verrebbe a costare? Questa volta non vi anticipo nulla, guardate il video e dopo vi spiego perché c'è tutta questa differenza di prezzo. Dove questa bici costa 3.799,99 e qua non ci stanno sconti, il prezzo è questo e così la paghi. Vediamo com'è composta questa bici, informazioni dettagliate. Allora, il telaio va bene, la forcella va bene. Manubrio e attacco manubrio sono della Deta M35 in carbonio. La trasmissione è tutta Durex R9100, la guarnitura uguale, i freni uguali, le ruote sono delle Zip 303 Firecrest in carbonio. Poi abbiamo i copertoni Vittoria Grafene GPU Isotech, la sella è una Physique Antares R3. Andiamo a vedere quanto costa solo il telaio. Il telaio non hanno ancora quello della Van Rysel, ma ancora vendono questo della Between, che tanto è uguale, cambia soltanto la scritta e il colore, costa 1000 euro. Ok, adesso andiamo a vedere da Gamba Cicli, il gruppo Duracer 9100 completo, costa 1495,48. Andiamo a vedere la coppia di ruote da Pro Bike e le ruote Zip 303 Firecrest in carbonio, 1649,99. Andiamo a comprare sempre da Gamba Cicli le gomme, i copertoni sono Vittoria Corsa GPU Grafene, 36,90 euro l'uno. Andiamo di nuovo da Pro Bike per comprare il manubrio della Deta che costa 219,99, qua le spese di spedizione sono gratis, ma a noi non ci interessa questo. Questa volta non li calcoliamo le spese di spedizione, diciamo che è tutto gratis. Poi andiamo da Cicli Corsa per comprare l'attacco manubrio che 96,99 ci costa. Poi andiamo a comprare la sella, stavolta da Depor Village, che costa 110,10. Poi andiamo a prendere la nostra calcolatrice e controlliamo tutti i prezzi. Allora, 1000 euro sono il telaio, 1495 il gruppo completo Shimano Durace, 1649 sono le ruote della Zip le 303, 36,90 euro più 36,90 euro sono i due copertoni della Vittoria, 219,99 è il manubrio, 96,99 è l'attacco manubrio, 110,10 euro è la sella. Come vediamo ci costa 4.646,35, all'incirca 800-850 euro in più se la compriamo per conto nostro. Quindi conviene comprare una bici intera. E allora dove sono andati a finire i prezzi del montaggio e i prezzi e gli sconti dai fornitori o dai negozianti? E ve lo spiego adesso. 800-850 euro in meno. Allora, riferendomi al video precedente, quello dal titolo "Veramente costa così tanto", perché in questo caso conviene comprare una bici intera anziché a pezzi? Nell'altro caso era all'opposto. Purtroppo tanti di voi sui commenti mi hanno scritto: ma il prezzo di chi ti monta questa bici dove lo metti? Allora, questi di Decathlon, detto bene Decathlon, che ti fanno costare una bici 800-850 euro in meno, sono stupidi. Altri mi hanno detto invece, mi hanno scritto sempre sui commenti, che se vai dai negozianti
Una bici non ti costerà mai quanto a prezzo di listino perché ti applicano uno sconto. Vedi un po', ci mancherebbe che fosse al contrario, te la fanno costare di più. Allora perché? Ma perché voi credete che Decathlon o qualsiasi altra marca di bici blasonata compra, ad esempio, un gruppo completo Shimano come lo compriamo noi? Allo stesso prezzo che lo compriamo noi? Ma minimo minimo lo pagherà 5 volte meno. Perché? Vi posso fare tre esempi. Primo, perché lo compra direttamente alla fabbrica, alla Shimano. Invece voi dovete andare da un negoziante, che vada un fornitore, che vada un altro fornitore e così via. Ecco perché i prezzi aumentano. Secondo motivo è che compra un solo pezzo per volta. Ad esempio, se vende 100.000 bici al mese, chiama, dici che mi mandi 100.000 pezzi? Ecco perché i prezzi scendono. Terzo motivo, ma perché secondo voi paga l'IVA al 22% come la paghiamo noi? Spero che questo video abbia chiarito un po' di dubbi. Noi come al solito attivate la campanella e iscrivetevi al canale, è gratis. Ciao e al prossimo video.